Bene, 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 ragazzi, siamo tornati con la quarta sfida del DD Team. Ho intitolato questo incontro 1 per un motivo che capirete se guarderete fino alla fine. Questa sfida, Joshua manda in campo Lapras e Talonflame. Lapras ha liofilizzazione, se avete visto il Brave Team dove uso Lapras, è un Pokémon che può essere tosto. Lui ritira immediatamente Lapras, perché probabilmente aveva fatto Baldeali su Mien Shao, però io furbescamente vado a bruciapelare il suo Talonflame, così rompo nel caso un Talonflame ce l'abbia il Focanastro, e vado di Schermo Luce, perché a questo punto non mi serviva mettere il Reflesso in quanto avevo bloccato per un turno Talonflame. Metagross è entrato al posto di Lapras, diventa Mega Metagross con la Metagrossite. Però ricordo, la velocità cambia dal turno successivo, quindi Mega Metagross a questo punto ha una velocità mediocre e non è veloce come dovrebbe in realtà essere. Quindi Mien Shao attacca prima in questo turno. Perciò, dopo che ha subito un Baldeali potentissimo da parte di quel Talonflame, e dopo aver posizionato il riflesso, ovvio stavolta con Klefki, vado di Frana. Quindi Talonflame va KO, perciò mi guadagno la mia prima kill e faccio qualche danno a Mega Metagross, che è un Pokémon che deve essere buttato giù un po' ad attacchi, un po' così. Dai, fa terremoto e Mien Shao perde un punto salute, va KO e Klefki subisce un brutto colpo terribile. Questo brutto colpo mi ha veramente infastidito, perché mi ha reso più difficile la partita. Infatti lui ha cominciato a sculare, guardate cosa succederà poi. Con questo Axe di brutto colpo metto in campo Entei, paralizzo il suo Mega Metagross con Klefki, grazie a Tuononda ora è più lento e rimane paralizzato. L'effetto di Tuononda comincia dal turno successivo, però il Pokémon può essere paralizzato, quindi io faccio l'attacco Magifuoco. Ero sicuro che lo avrei messo KO, però mi sono detto, se lo cambia chi entra fa veramente una brutta fine se è debole a Magifuoco. Comunque, guardate che succede: Forza Antica e il suo Lapras. Olè! Aumenta tutte le statistiche. A questo punto è più forte dappertutto. E questo per me è un problema grave, perché anche se sono in vantaggio, posso sì paralizzarlo, però la potenza rimane comunque quella. Ha attacco e attacco speciale un po' più elevati. E questo è un bel problema per me. Entei evita la frana, Klefki riesce invece ad essere colpito, ma nulla di che, riesce, scusate, a resistere. Faccio Magifuoco che fa dei danni elevatissimi, malgrado la difesa aumentata del suo Lapras, che però con Idropompa potenziata mette KO il mio Entei Shiny dell'evento. Mentre Klefki, diciamo, rimane un po' penzoloni per aria. Poi metto in campo Salamence, che con prepotenza diminuisce l'attacco dei miei avversari Lapras e Garchomp. Sembrerebbe una prepotenza utile solamente su Garchomp, ma in realtà è utile anche su Lapras. Non solo perché ha l'attacco aumentato e quindi lo riporta a zero, ma perché quel Lapras ha, guardate un po', geloscheggia. Eh sì, ha geloscheggia, una mossa di priorità veramente incredibile, perché è di tipo ghiaccio. Io mi proteggo perché avevo predictato la protezione da parte di quel Garchomp, invece non è stata così, lui è andato ad attaccare. Qui è stato un errore mio, perché avrei dovuto comunque fare una mossa d'attacco e ho sbagliato. Però c'è da dire che l'avversario ha sculato come pochi, addirittura Forza Antica che gli ha fatto fare più 6, ma va 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 va. Fa Drago Artigli e io in questo turno decido di utilizzare Drago Danza, perché uno sdoppiatore non era sufficiente a mandare KO quel Garchomp, anche se ultra potenziato da abilità e stab. Resisto sicuramente, mi sono detto, a un Drago Artigli. È così, e io faccio sdoppiatore. Così finisce 0-0, mi sono detto, a meno che non sia Zasciato, ovvero non abbia il Focanastro. Infatti, purtroppo è così, e resiste con un punto vita. Ecco perché ho denominato questa partita 1. Eh già, ragazzi, purtroppo è così, ma merito al mio avversario che aveva un ottimo team e ha giocato comunque bene, anche se ha avuto fortuna. Passiamo alla prossima sfida. Allora, vediamo ancora una volta in azione Klefki, che non avevamo visto nei video precedenti, perché diciamo non ce n'era stata occasione.
Io parto con Clefki e Salamence, chiaramente per dragodanzare e per mettere gli schermi, così danzo in totale, quasi totale, diciamo, protezione. Sono ancora più bulky con Salamence e diminuisco gli attacchi dei miei avversari, che sono Aegislash e Dragonite. E il mio avversario ritira Dragonite e mette in campo Charizard. Mi sono detto per quale motivo? Perché se lo avessi attaccato subito avrebbe preso comunque una bordata di danni. Mega Evolvo Salamence in Mega Salamence, mi proteggo così acquisisco la velocità 189, cioè il massimo che può raggiungere a questo livello, e piazzo un bel riflesso per proteggermi dagli attacchi fisici di quel Dragonite. Nel turno successivo metterò lo schermo luce, mi sono detto, ma purtroppo non sarà così. Cannonflash fallisce, però lui lascia Eiji in posizione offensiva. Non utilizzo Light Screen, ma Thunder Wave su Charizard perché mi avrebbe potuto dare dei problemi. E danzo finalmente con il mio amato Mega Salamence. Ora sono più uno d'attacco e più uno di velocità. Mentre il suo Charizard spara fuoco bomba che stranamente non mette KO Klefki. Infatti scopriremo che è un Pokémon veramente strano quel Charizard. Lui mi fa Cannon Flash che mi porta a 71 punti salute. E quel Charizard si mega evolve e diventa X. X. Charizard X. Questa non me l'aspettavo perché pensavo fosse speciale. Aveva usato fuoco bomba prima. Comunque, Eiji per questo turno, utilizzando scudo reale, torna ad essere un Pokémon difensivo. Decido comunque di mettere lo schermo luce perché mi permette di reggere meglio tutti i colpi speciali provenienti da Aegislash e dai Pokémon nelle Pokéball rimasti del mio avversario. Vado di sdoppiatore su Charizard X, critto come al solito inutilmente. Ero a più 1, quindi non c'era possibilità che quel coso rimanesse in piedi. Salamence prende dei danni non indifferenti da parte del recoil. E ripicca, fa pochissimi danni a Aegislash. Ho avuto fortuna perché non aveva la Vulnera Police, altrimenti con 20 danni subiti faceva più 2 più 2 nelle statistiche offensive, e poi chi lo vedeva più. Però non aveva mosse di priorità questo Aegislash, quindi non aveva furtivo ombra per fortuna mia. Metto in campo Amoongus giusto per studiare cosa avrebbe potuto fare il mio avversario, perché mette in campo Jellicent e lo ritira immediatamente per mettere in campo Dragonite, come aveva fatto nel primo turno. Ho messo in campo Dragonite e poi Charizard immediatamente. Klefki va di Tuono Onda per paralizzare Aegislash. In questo modo avrebbe potuto evitare, se è rimasto paralizzato, di utilizzare scudo reale o attaccare comunque. Va di Palla Ombra, non ritorna quindi in posizione difensiva e mette KO Klefki. Perciò il mio avversario passa in vantaggio, ma mi guadagno un leggero vantaggio perché vado ad addormentare Dragonite, quindi un vantaggio anzi abbastanza pesante. Ho addormentato un Pokémon, l'ho reso abbastanza debole per un turno. Metto in campo Entei, evito di attaccare Aegislash perché sta per arrivare uno scudo reale ovvierrimo, ovvissimo, ovvio, come l'acqua è trasparente. E poi decido di fare Polverabbia nel caso lui avesse predictato che avrei fatto un'altra mossa. Io decido di fare Magifuoco su Dragonite, che non aveva chiaramente fuoco dentro, altrimenti gli avrei fatto un po' meno danni, e gli faccio comunque mezza vita con Magifuoco, una mossa non molto efficace. Entei bendato è veramente una minaccia enorme, guardate quanti danni gli fa. E poi va KO senza crit, senza niente, solo con tanta potenza. Con l'Aegislash decide perciò di attaccare, non poteva chiaramente rimanere in posizione difensiva, doveva fare qualcosa. Predictando lui la Polverabbia, non utilizza Palla Ombra, ma va direttamente di Cannonflash e va quindi a colpire per forza Amoongus, in quanto Cannonflash è di tipo acciaio ed Entei è di tipo fuoco, e il fuoco resiste all'acciaio. Lui si protegge ancora, però io decido di fare sempre Magifuoco, poiché è bendato, ma su Jellicent, predictando uno scudo reale. Ho deciso di lasciare quell'Eggy per ultimo perché se mi diminuiva l'attacco di 2 livelli, poi erano cazzi amari per me. Quindi ho deciso di colpirlo con Magifuoco nel momento più adatto. Faccio Polverabbia, subisco un Surf depotenziato dallo schermo luce che ha messo Klefki qualche turno fa, per
perciò Entei subisce dei danni discreti ma non gravi. E nel turno successivo, dopo che mi sono guadagnato una burn ai danni di Jellicent, dopo aver piazzato un'altra polverabbia, finalmente Entei può fare Magifuoco! Olè! Su Egi, su quell'Egislash, come aveva spatacacchiato tutte le palle per tutta la durata della partita, e quindi ora è andato KO. Lui mi sclicca sicuramente qua, e anziché fare surf rivela Magibrillio, che su Jellicent non è una buona mossa a parere mio, lo è su altri. La bruciatura comunque porta pian pianino su Jellicent, ma io avevo Amoongus dalla mia parte, perciò non temevo troppo, anche se Entei fosse andato KO, ma avrebbe retto comunque a un attacco surf, e con l'ultimo Magifuoco mi aggiudico il match. Perciò ragazzi, ci vediamo alla prossima partita, forse a un nuovo team. Ciao a tutti!